Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi cambieremo una gomma. Sì, lo so, è molto semplice, però lo faremo in un modo particolare. Useremo infatti un attrezzo aggiuntivo che magari non molti di voi conoscono. Si chiama Tire Booster. Ne esistono di varie marche, questo nello specifico della Schwalbe. Semplicemente è un contenitore di aria che possiamo gonfiare con una semplice pompetta a mano. All'interno verrà situata dell'aria molto compressa che poi, quando decideremo noi, la faremo uscire tutta di colpo per far stallonare dei tubeless. È un attrezzo molto molto utile, soprattutto in campo gara. Oltrix me ne ha mandato un paio e ne abbiamo già usato uno durante la gara di EVS di Fina Ligure ed è tornato molto molto utile. Oggi vi voglio far vedere un po' come funziona, quindi partiamo subito con la sigla e poi l'unboxing. Eccoci qui, partiamo subito con l'unboxing. Prendiamo il mio classico cutter da professionista. Eccoci qui. Contenuto molto minimale. Abbiamo appunto il tire booster e il suo tubo che andrà poi inserito nella valvola della nostra gomma. Lo strumento è molto molto bello, è fatto veramente bene, è in metallo. Ha questo tubo che è, secondo me, della lunghezza giusta, non troppo lungo, non troppo corto. In questo punto qua si avvita la valvola della nostra ruota, si avvita per non far perdere nessun briciolo di aria, quindi non è semplicemente come le pompe che si inserisce, si innesta a pressione e basta. Questo si deve proprio avvitare nel corpo della valvola. Qui abbiamo il rubinetto che semplicemente apre o chiude il passaggio di aria. Qua dentro verrà appunto compressa tutta l'aria che noi inseriremo tramite questa valvola. Qua possiamo gonfiare semplicemente con una pompetta a mano che abbiamo. La valvola qua è di tipo presta, quindi è una classicissima valvola. E la pressione che ci sta all'interno può arrivare fino a 11 bar. Quindi poi immaginate che una volta aperto il rubinetto escono 11 bar tutti di fila tramite questo tubo dentro la nostra valvola per far stallonare la nostra gomma. Una figata. Procediamo subito a gonfiare la nostra bomboletta di aria con una pompetta normale. Io uso quella della Crank Brothers, super super consigliata e super resistente. E vediamo intanto se l'aria contenuta non perde, non esce e se la bottiglia fa quello che deve fare. Siamo già a 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, 8, 9, 10, 11 bar. Chiudiamo la valvolina e per adesso non si sente aria che perde. Ovviamente ho chiuso il rubinetto, si è un po' scaldata, però devo dire che funziona tutta la grande per adesso. Ok, una volta che la bomboletta è piena di aria compressa, la lasciamo un attimo lì e ci occupiamo della gomma. In questo caso devo appunto cambiare la gomma a questo cerchio, un cerchio che ho usato per fare rulli, quindi ha una gomma molto scorrevole. E voglio mettere una Maxxis Aggressor per la mia enduro, quindi procediamo con lo sgonfiaggio di questa e poi rimontiamo con la nuova. Ok, fortunatamente abbiamo già il nastro ed è messo particolarmente bene, quindi non dovremo ricambiarlo. Procediamo quindi a mettere la valvola per il tubeless con un piccolo trucchetto. Questo piccolo trucchetto ve l'ho già raccontato in un altro video che vi metto qua sopra. Eravamo in quarantena, quindi vi ho mostrato un po' di particolarità, qualche tips, quindi andatelo a vedere. Niente, consiste semplicemente nel mettere dello spray all'interno della valvola, se possibile un po' più denso come questo qua della Makoff, in modo che una volta montato con il lattice e tutto non vada subito a tappare la valvola, quindi
grazie all'olio il latte ci scorre un po' di più e non va a incastrarsi dentro e a seccare dentro la valvola, quindi le spruzzate un po' all'interno e un po' dentro il sistema della valvola qua, fate un po' lavorare avanti e indietro e poi ce lo spruzzate ancora un po'. Ok, una volta fatto questo procediamo a inserire la valvola nel cerchio. Stringete bene l'anellino di chiusura che c'è qua sotto, così la gomma della valvola si schiaccia bene e va a tappare il foro che c'è nel cerchio. Ok, una volta avvitato questo, svito invece il corpo della valvola per far sì che l'aria entri più velocemente e più facilmente da stallonare la gomma. Con un piccolissimo svitavalvole, semplicissimo, vado a rimuovere il corpo della valvola e voilà! Al posteriore monterò questa Maxxis Aggressor, questo qua è la rotella 29, è 29x2.5, quindi bella cicciona. È una protezione EXO perché voglio una ruota un po' più leggera per pedalare un po' e per allenarmi quest'inverno, siamo infatti in off season. E niente, procediamo col montaggio. Una cosa, la prima cosa da fare è capire il verso della gomma, così da non fare il lavoro due volte, anzi una volta messa storta poi di solito non la si raddrizza più, quindi di solito ci sono delle frecce nelle gomme o se siete più esperti potete guardare la direzione dei tasselli. Io per sicurezza guardo sempre la freccia. Montiamo la nostra gomma prima da una parte e poi dall'altra. Il mio consiglio è di iniziare dalla parte opposta della valvola e finire all'altezza della valvola, perché occupa un po' di spazio dentro il canale e quindi la gomma si riesce a distribuire meglio dove non c'è la valvola, ovviamente. Quindi arrivati a questo punto mettiamo il liquido. Io uso il liquido Makoff da ormai 3 anni, mi ci trovo molto bene. E qua c'è una parte trasparente dove ci sono le tacche ogni 100 ml. Io appunto ne uso circa 90 all'anteriore e 100-110 al posteriore. Quindi guarda che livello è. Ok, 100 ml giusti giusti. Andiamo a richiudere la nostra gomma facendo attenzione di non far uscire il liquido. Solitamente per richiuderla non servono leve, anzi è meglio non usarle. Ok, prendiamo la nostra bottiglietta piena di aria compressa e la andiamo ad avvitare sulla nostra valvola. Ok, una volta avvitato totalmente il tubo sulla valvola non ci resta che aprire il magico rubinetto e vedere se stallona. E voilà! Oh yes! Stallonato del tutto in 0 secondi. Una volta tolto poi il tubo non ci resta che rimettere la nostra valvola. Uscirà un pochettino di aria, però ormai la gomma è stallonata, quindi il nostro lavoro è fatto. Voilà, non ci resta che gonfiarla con una pompa normale, arrivare alla pressione che vogliamo e andare a ridare. Come vi ho detto, l'ho già usato in gara a finale ligure ed è stato comodissimo, quindi non vedo l'ora di portarmelo in giro per tutta la stagione dell'anno prossimo. Alcune volte per chissà quale costellazione strana la gomma non stallona con una semplice pompetta, quindi se non si ha il compressore si può usare tranquillamente questo, fa le sue veci benissimo. Si gonfia a 11 bar, quindi ce ne sono abbastanza per far stallonare una gomma. Il rubinetto è comodissimo, la qualità è ottima, è costruita tutta in metallo. Il rubinetto è perfetto, sembra tenere davvero alla grande. Il tubo è lungo il giusto, quindi davvero non ci trovo nessun difetto. Super super consigliata. La trovate online su Oltrix a poco più di 50 euro, quindi vi lascio il link qua sotto. Oltrix, per chi non lo sapesse, è un negozio online fornitissimo per tutto quello che riguarda bici da strada, mountain bike, running, arrampicata, eccetera eccetera. Online potete trovare qualsiasi componente di ricambio per la vostra bici, vestiario eccetera. Io stesso ho preso dei ricambi per le mie bici su questo sito perché davvero è fornitissimo. Fateci un giro, mettete le cose nei carrelli e state attenti perché tra poco ci saranno dei grandi saldi. Quindi Tire Booster, link in descrizione qua sotto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.